ultime quattro batterie in questa giornata di corse a Monteroni d'Arbia. È la volta della decima batteria, in questo caso troviamo di nuovo protagonisti i Puro Sangue, che poi troveremo anche nell'undicesima corsa, mentre le ultime due saranno dedicate ai Mezzo Sangue. Questa decima corsa dunque vede la presenza di Sebastiano Murtas in prima posizione con Jack Russell, seconda posizione per Mirko Verdigi con Fiocco di Neve, terza posizione con Federico Arri e Giorgio, eccolo che si porta proprio in questo momento terza posizione. Deve entrare in quarta Giuseppe Zedde con Biliardino. Eccolo Giuseppe Zedde che entra in questo momento, accanto a lui Giuseppe Angioi con Vincenzo Parlante, poi Jacopo Pacini con Falchetto di rincorsa. Troviamo invece Canducci con Ping. Vediamo Federico Arri adesso che si deve portare sul canapè anteriore, rimane fuori dall'allineamento che invece è buono soprattutto per le prime due posizioni, con Sebastiano Murtas su Jack Russell e Mirko Verdigi su Fiocco di Neve. Vediamo adesso Mirko Verdigi che rimane invece fuori dall'allineamento con una mossa falsa. Evidentemente una mossa falsa, piccolo scarto da parte di Canducci con Ping, ma non era entrato tra i due canapi, dunque forzatura o perlomeno volontà di partire da parte dei Fantini all'interno dei due canapi, eccolo qua, e mossa falsa. Dunque si procederà ad un nuovo allineamento che vede in prima posizione Sebastiano Murtas con Jack Russell, poi Mirko Verdigi con Fiocco di Neve. Qualche difficoltà proprio con Mirko Verdigi, perché in realtà troviamo all'interno dei due canapi Federico Arri con Giorgio, mentre Mirko Verdigi ha qualche difficoltà con Fiocco di Neve, che preferisce allontanarsi piuttosto che entrare ai due canapi. Allora vediamo il lavoro del Fantino per convincerlo. Arriva all'indietro in retromarcia, attenzione, un po' di difficoltà e la manovra di Mirko Verdigi, che alla fine molto astuto decide così di entrare tra due canapi con Fiocco di Neve. Dunque prima posizione per Sebastiano Murtas con Jack Russell, in seconda adesso troviamo Federico Arri con Giorgio, poi Mirko Verdigi con Fiocco di Neve, la volta di Giuseppe Zedde che entra con Biliardino, poi dopo di lui Giuseppe Angioi con Vincenzo Parlante. Eccolo qua, Jacopo Pacini con Falchetto e viene in corsa, ci sarà Canducci con Ping. Eccolo l'ingresso con la partenza subito di Sebastiano Murtas, una piccola incertezza sul canapè anteriore ancora, allora Giuseppe Zedde che balza in testa con Biliardino, seconda posizione per Sebastiano Murtas, in terza viene forte all'esterno invece con una bella rimonta Canducci e Mirko Verdigi che prova però, anzi è Giuseppe Angioi che prova in terza posizione a venire forte. Allora Giuseppe Zedde va a concludere questo primo giro con Biliardino, seconda posizione per Sebastiano Murtas con Jack Russell, terza posizione attacco esterno per Giuseppe Angioi che sembra avere la meglio, perlomeno prova a conquistare la seconda posizione, invece è bravo e tenace Sebastiano Murtas che mantiene la seconda. Dunque Giuseppe Zedde che con Biliardino corre veloce e va ad iniziare in questo momento il terzo giro, lo segue Sebastiano Murtas con Jack Russell, terza posizione, si è portato con un buono spunto Federico Arri con Giorgio che va a passare anche Sebastiano Murtas, è venuto fuori alla grande in questo terzo giro Giorgio con Federico Arri.
non l'avevamo citato in precedenza nella cronaca perché si trovava di fatto nelle retrovie. Attenzione però Giuseppe Zedde, che viene attaccato proprio da Federico Arri. Vince Giuseppe Zedde con Biliardino, seconda posizione per Federico Arri, che con Giorgio ha fatto veramente una grande rimonta. Era stata buona la partenza di Sebastiano Murtas, l'abbiamo visto con una piccola incertezza, e alla fine il terzo posto invece è stato conquistato proprio da Murtas con Jack Russell. Bella vittoria ancora di Giuseppe Zedde con Biliardino. Terz'ultima corsa, ultima per quanto riguarda il puro sangue. Troviamo all'interno dei due canapi con il numero 2 Grande Paci, montato da Enrico Bruschelli, poi Cabronzita con Alessio Migheli, Jacopo Pacini con Pong, poi Alessio Giannetti con Donna, Massimo Columbu con Marte, di rincorsa Salvo con Pandora. Vediamo dunque un buon allineamento subito. L'ingresso da parte di Salvo, mossa velocissima con Jacopo Pacini che prende la prima posizione. La prende bene con Pong, lo segue Massimo Columbu che prova ad attaccarlo all'esterno con Marte, poi arriva anche Alessio Migheli con Cabronzita e Jacopo Pacini che dunque si appresta a concludere questo primo giro in testa con Pong. Ancora Massimo Columbu lo attacca all'esterno, la terza posizione per Alessio Migheli che sembra che si stia avvicinando, provando anche a passare all'interno Massimo Columbu. Ancora bello questo duello per la seconda posizione, al momento Jacopo Pacini tiene la testa con Pong, poi Massimo Columbu che prosegue sempre con la traiettoria esterna con Marte, all'interno Alessio Migheli con Cabronzita, ancora Jacopo Pacini. C'è il sorpasso intanto di Alessio Migheli che va ad attaccare in modo vincente Massimo Columbu, e allora Jacopo Pacini in testa con Pong, lo attacca adesso Alessio Migheli, si avvicina Alessio Migheli, lo attacca, attenzione allora Migheli che sembra avere la meglio all'esterno con Cabronzita. Jacopo Pacini prova a resistere, mette sotto frusta il cavallo, ma è Alessio Migheli che vince. Bellissimo l'arrivo, Alessio Migheli che vince con Cabronzita, seconda posizione per Jacopo Pacini con Pong, terza per Massimo Columbu con Marte. La partenza scattante subito di Jacopo Pacini e poi un arrivo testa a testa con la rimonta di Alessio Migheli, che ha passato prima Massimo Columbu e poi ha sferrato l'attacco finale a Jacopo Pacini. Vittoria per Alessio Migheli. Mezzo sangue protagonisti per questa 12ª corsa, che vedrà e vede già tra i due canapi Gianluca Mureddu con Peperino, seconda posizione Carlo Sanna con Powell, poi Giosuè Carboni con Porto Alabe, Alessandro Chiti con Pado, variazione rispetto al programma, poi abbiamo Massimo Donatini con Professore, Salvo con Opinione di Gallura, di rincorsa Walter Pusceddu con Podes di Gallura. E vediamo dunque all'interno dei due canapi già tutti i cavalli con un po' di agitazione nella parte bassa. Gianluca Mureddu e Giosuè Carboni vengono un po' a contatto, poi trovano l'allineamento in prima posizione, adesso va Carlo Sanna con Powell, Massimo Donatini con Professore, eccolo, trova il canape anteriore, Alessandro Chiti lo deve fare con Pado. Un po' di difficoltà ancora con l'attesa di rincorsa per Walter Pusceddu con Podes de Gallura.
con Massimo Donatini, trova il canapè interiore, sembra buono l'allineamento, entra Walter Pusceddu con l'ottima partenza all'esterno di Salvo, con opinione di Gallura che va in testa, bel duello tra Mureddu, Chiti e Donatini, va largo Donatini, allora la seconda posizione è per Giosuè Carboni con Porto Alabe, in testa opinione di Gallura con Salvo, seconda posizione per Giosuè Carboni con Porto Alabe, in terza c'è Gianluca Mureddu con Peperino, quarta posizione poi Carlo Sanna che viene all'esterno con Powell, veramente molto bella la prima curva, un ingresso a 4 addirittura, ha avuto un po' la peggio Massimo Donatini che si è trovato all'esterno, anche Alessandro Chiti però non è riuscito a girare bene, attenzione allora ad opinioni di Gallura con Salvo che resta in testa, si avvicinano però sia Giosuè Carboni con Porto Alabe, poi all'interno Peperino con Gianluca Mureddu, all'esterno Carlo Sanna con Powell, ancora l'ultimo giro con l'attacco di Giosuè Carboni che con Porto Alabe prova a portarsi in testa, resiste opinione di Gallura con Salvo, poi arriva anche Carlo Sanna all'attacco dalla terza posizione con Powell, ancora Carlo Sanna prende la traiettoria interna, bellissimo il suo ingresso, su opinione di Gallura Carlo Sanna va a vincere con Powell, opinione di Gallura in seconda posizione con Salvo, terza posizione per Giosuè Carboni su Porto Alabe, bellissima anche questa corsa, l'ingresso di Walter Pusceddu, lo spunto bellissimo da parte di Salvo con opinione di Gallura alla grigia, vediamo poi questo ingresso, Giosuè Carboni all'interno, Gianluca Mureddu spinge un po', di fatto va ad allargare sia Alessandro Chiti che Massimo Donatini e poi all'ultima curva la rimonta da parte di Carlo Sanna che va a vincere entrando all'interno con Powell e va a sorpassare opinione di Gallura che arriva in seconda posizione con Salvo. Tredicesima ed ultima batteria in questa lunga giornata, mattina e pomeriggio di corse alla pista di Monteroni d'Arbia. Con anche questa corsa dedicata ai mezzo sangue, vediamo entrare in questo momento tra i due canapi Sebastiano Murtas con Quintana, saranno 6 cavalli al canapi, un'assenza quella che doveva vedere anche Giuseppe Zerde montare, dunque Quintana con Sebastiano Murtas, seconda posizione per Quaz De Manu con Adrian Topalli, terza posizione per Massimo Columbu numero 4 Ex Polidor, poi con il numero 5 Magic Tiglio con Andrea Coghe, poi con il numero 6 Odorico con Jonathan Bartoletti, di rincorsa c'è Gianluca Mureddu con Melissa Bella. E vediamo dunque un po' di difficoltà adesso nella parte bassa, Sebastiano Murtas che trova la prima posizione, accanto a lui Adrian Topalli, poi terza per Massimo Columbu, quarta per Andrea Coghe, poi Jonathan Bartoletti e di rincorsa, come detto ci sarà Gianluca Mureddu con Melissa Bella. Prime due posizioni con Sebastiano Murtas e Adrian Topalli. Odorico con Jonathan Bartoletti si avvicina adesso al canapa anteriore, sembra buono l'allineamento, vediamo se viene trovato. Sebastiano Murtas esce dall'allineamento e trova adesso la prima posizione. Ancora non ha intenzione di entrare Gianluca Mureddu con Melissa Bella, si avvicina Sebastiano Murtas però è fuori posizione dalla prima con Quintana, entra in questo momento, l'ingresso era buono così come la partenza di Andrea Coghe, però la mossa non è buona, la mossa è falsa, mossa falsa, quindi nulla di fatto per il momento per questa tredicesima batteria, molto buono però lo spunto in partenza sia da parte di Andrea Coghe che
con Magic Tilio che Jonathan Bartoletti con Odorico, rivediamo il replay, l'ingresso con Sebastiano Murtas che di fatto era girato completamente rispetto al canape anteriore. Dunque giusta la decisione del mossiere di annullare questa mossa. Vediamo dunque un altro allineamento ancora con Sebastiano Murtas con Quintana in prima posizione, accanto a lui Adrian Topalli con Quaz De Manu. Un po' di nervosismo per Quintana. E poi troviamo Massimo Columbu con Espolidor. Momento di un po' di esitazione. E escono i cavalli da due canapi perché Sebastiano Murtas con Quintana era andato ad urtare il canape posteriore, che poi non è un canape ma semplicemente una corda. E dunque per sistemarlo il mossiere ha preferito far uscire tutti i cavalli dai due canapi. Dunque si deve cercare un nuovo allineamento per questa ultima batteria. Abbiamo qualche cavallo un po' sudato come Quaz De Manu che viene sistemato prontamente e asciugato. Attesa naturalmente, ne abbiamo parlato ancora, per Magic Tilio che sarà montato da Andrea Coghe. Magic Tilio che è stato il cavallo che probabilmente nel 2013 poteva rappresentare il top magari anche per la monta di un fantino, forse proprio per questo però è rimasto fuori dalle scelte dei capitani sia per il palio di luglio che per quello di agosto, anche se poi sostanzialmente nei due pali che ha corso, nel Leocorno e nell'Onda, sostanzialmente non ha terminato un giro Magic Tilio. Ne abbiamo parlato tantissimo anche durante l'estate. E dunque procediamo per il terzo allineamento di questa ultima batteria, la tredicesima, con Sebastiano Murtas e Quintana. Entra in questo momento Adrian Topalli con Quaz De Manu. La terza posizione sarà poi occupata da Massimo Columbu con Espolidor. Eccolo Veleno che entra in questo momento, dietro di lui Andrea Coghe con Magic Tilio. Poi Jonathan Bartoletti con Odorico. E di rincorsa Gianluca Mureddu con Melissa Bella. Fuori posizione Odorico. Attenzione però ad Adrian Topalli che va ad impennarsi con il proprio cavallo, un Quaz De Manu. E allora Topalli, fantino albanese, che deve trovare di nuovo il canape anteriore. Eccolo il corridoio trovato. Sembra buono l'allineamento adesso, però ancora un po' di movimenti e la forzatura del canape. Altra mossa falsa. Magic Tilio probabilmente è andato a forzare, Andrea Coghe aveva letto probabilmente la volontà di Gianluca Mureddu di entrare. Effettivamente probabilmente Filuferru voleva proprio dare il via in quel momento. Comunque altra mossa falsa, quarto allineamento dunque, con Sebastiano Murtas in prima posizione con Quintana, poi Adrian Topalli con Quaz De Manu, Massimo Columbu con Espolidor, Andrea Coghe con Magic Tilio, Jonathan Bartoletti con Odorico, di rincorsa Gianluca Mureddu con Melissa Bella. Ancora un po' di difficoltà nelle prime due posizioni. Sebastiano Murtas non trova spazio per andare allo steccato, il posto che gli spetterebbe, la prima posizione. E dunque Gianluca Mureddu che ancora sta proseguendo con un tondino per aspettare spazio giusto, soprattutto l'allineamento giusto all'interno dei due canapi. Ancora Sebastiano Murtas che deve trovare la prima posizione con Quintana.
non c'è spazio, attenzione però a Sebastiano Murtas che va a frustarsi con Adrian Topalli. I due sono venuti a contatto, ancora frustate fra Adrian Topalli e Sebastiano Murtas. Ancora i due a contatto. Incredibile questa scena. Adrian Topalli e Sebastiano Murtas. Ancora il contatto, le frustate tra i due, che del resto avevano fatto veramente molta fatica nel trovare spazio. Erano venuti a contatto spesso, via, diciamolo, nelle prime due posizioni. Il tutto è sfociato con uno scambio di frustate. Il primo a darla è stato Sebastiano Murtas, che probabilmente si era scocciato un po' di vedersi addosso Adrian Topalli con Quats De Manu, e allora tutto questo ha portato ad uno scambio feroce di nerbate. Adesso i due Fantini insieme agli altri sono fuori dai due canapi, ma chiaramente c'è stato almeno un minuto di grandissima tensione. Questo scambio di nerbate, vediamo se i due si avvicinano di nuovo. Non si guardano, chiaramente. Proviamo a leggere anche quello che è successo, lo rivediamo. Sebastiano Murtas alla fine sembra aver deciso di attaccare in questo modo Adrian Topalli. Scambio repentino di frustate tra i due. Eccolo ancora, lo rivediamo. Bel caratterino per Sebastiano Murtas, anche per Adrian Topalli. Adrian Topalli sicuramente più esperto rispetto a Murtas. E un contatto ripetuto almeno in tre occasioni tra i due. Vediamo se si sono calmati un po' gli animi, veramente una conclusione col fiato sospeso per questa ultima corsa. E allora il Mossiere giustamente ha cercato di calmare un po' tutti, e vediamo, perché saranno di nuovo vicini Sebastiano Murtas e Adrian Topalli. Quindi prima posizione Sebastiano Murtas, torna con Quintana, accanto a lui Adrian Topalli con Quats De Manu. Non ci sono contatti tra i due. Terza posizione Massimo Columbu con Spolidor, poi Magic Tiglio con Andrea Coghe, Jonathan Bartoletti con Odorico. Di rincorsa Gianluca Mureddu entra in questo momento con Melissa Bella, la prima posizione che viene subito presa da Andrea Coghe con Magic Tiglio. Attenzione all'esterno, fortissimo Gianluca Mureddu con Melissa Bella, veramente bello lo spunto di Gianluca Mureddu, che dalla posizione di rincorsa si è portato subito in seconda. Andrea Coghe però con Magic Tiglio controlla bene il suo attacco. In prima posizione terza per Jonathan Bartoletti con Odorico, quarta per Sebastiano Murtas con Quintana all'esterno, all'interno arriva Adrian Topalli con Quats De Manu. Ultima posizione per Massimo Columbu con Espolidor. Attenzione a Jonathan Bartoletti che va ad attaccare e passa in seconda posizione. Passa Jonathan Bartoletti. Dunque in testa Andrea Coghe con Magic Tiglio. Poi Jonathan Bartoletti spinge forte con Odorico. Terza posizione per Sebastiano Murtas con Quintana. Arriva anche Adrian Topalli con Quats De Manu. Prova a sfruttare la traiettoria interna. Ancora Andrea Coghe con Magic Tiglio, che prosegue con il suo galoppo incessante, senza bisogno di frustate. Magic Tiglio, Odorico in seconda posizione con Jonathan Bartoletti. Attenzione perché all'interno c'è Adrian Topalli con Sebastiano Murtas, che prova a nerbare ancora Adrian Topalli, che però passa con decisione. E Andrea Coghe va a stravincere questa corsa con Magic Tiglio. Seconda posizione Jonathan Bartoletti con Odorico. Terza posizione Adrian Topalli con Quats De Manu.
subito partenza ottima da parte di Andrea Coghe con Magic Tiglio, che è partito in testa e poi l'ha tenuta fino alla fine. Vittoria dunque per Andrea Coghe. Seconda posizione Jonathan Bartoletti con Odorico. E ancora, lo ricordiamo, una batteria caratterizzata da questo scambio di nerbate tra Sebastiano Murtas e Adrian Topalli. È tutto per questa giornata di corsa a Montenoni. Buon proseguimento con i programmi di Siena TV da parte di Tommaso Salomoni.